Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, questo è un video nel quale volevo mostrarvi un pochino quello che ho comprato durante i saldi. Io non faccio mai chissà quali spese. Questa volta però sono stata anche molto brava perché nell'agenda ho anche cercato di scrivere, non dico tutto perché non sono ancora così brava, però quasi tutte le spese che ho fatto, quindi anche i relativi prezzi. Allora, parto con il primo acquisto, che non è esattamente un capo di abbigliamento nella concezione più classica del termine. Non era previsto l'acquisto di questa cosa. Sono entrata da Accessorize, le ho viste, ho visto che erano in saldo e costavano 9,90 euro. Io ho detto no, non ci riesco, non posso lasciarle qui. C'era solo il 38, io di solito porto 37, temevo mi fossero grandi. In realtà anche il 38 mi è leggermente stretto, quindi se dovessero piacervi sappiate che vi conviene prendere uno, forse anche due numeri in più. E sono queste meravigliose babucce. Adesso io sono usate, ve lo dico, sono anche luride, però volevo mostrarle lo stesso, non potevo non prenderle. Hanno i baffi, sono assolutamente cute, hanno le orecchie, cioè come si fa a non andare in giro con le orecchie sui piedi? Poi Tezenis, da Tezenis ho preso invece due cose. Ero andata per prendere tutt'altro perché volevo quei maglioncini un po' gioiello con il colletto pieno di Swarovski. Ovviamente arrivano i saldi e spariscono dalla circolazione. Ho comunque dato un occhio a quello che c'era e ho comprato questo maglioncino aperto, che a me viene sempre utile d'inverno perché magari vado a lavorare col collo alto e voglio anche qualcosa sopra di un pochino più lungo che vado ovviamente a coprire i leggings, e questi io d'inverno li trovo comodissimi perché se magari un momento ho caldo lo tolgo e resto col maglioncino, se ho freddo metto sopra anche questo e quindi sto un pochino più calda. La fantasia a me piaceva molto perché io amo i pois, cioè lo sapete, e quindi anche in questo caso non ho saputo resistere. Questo in particolare l'ho comprato, l'ho pagato 11 euro, anche in questo caso quando l'ho visto sia per la fantasia, vi dico, sia per la fattezza, sì, insomma non ho resistito. Poi altra cosa che ho preso da Tezenis è questo maglioncino, l'ho pagato sempre 11 euro, se non sbaglio. È molto carino perché ha dei pois grandi nella parte centrale, mentre sulle maniche ha dei pois più piccoli, poi ha dei bottoni che corrono ovviamente lungo tutta la parte centrale. Io ripeto, cercavo una cosa un po' diversa perché volevo i classici maglioncino gioiello con le applicazioni sul colletto, ma quando arrivano i saldi le cose belle magicamente spariscono e appare invece tutt'altro che prima non era nella collezione esposta. Comunque, quando questo l'ho visto a me è piaciuto molto, e comunque un maglioncino così molto classico anche per andare al lavoro a me viene sempre molto utile. Poi altra cosa l'ho presa invece da Bershka. Sono andata in questo centro commerciale che ha diversi negozi dove di solito riesco a trovare qualcosa da vestire, tipo Bershka, Pull&Bear, Elcott o Zara, ma vi giuro che con i saldi non ho trovato niente, era tutto molto leggero, quindi crop top, top canottiere, top trasparenti e tutta la roba invernale che cercavo io era ovviamente nella nuova collezione. Da Bershka c'erano delle camicette molto molto carine, anche se abbastanza leggere, e io ho ceduto su questa. Questa in particolare è costata 3 euro, è più corta davanti, forse così la vedete, è più corta davanti e invece un pochino più lunga dietro, quindi molto carina anche portata magari con un leggings stretto o magari anche con un jeans molto 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 stretto. Ed adesso qui, non so se riesco a farvela vedere, è plissettata da qui in giù, quindi qui è un pochino arricciata e poi cade molto molto morbida. Adesso vi dico, è veramente molto carina con un jeans stretto, anche con un leggings, l'effetto secondo me è molto bello. Poi appunto 6 euro, era una cifra veramente irrisoria. Poi il negozio in cui ho comprato in assoluto più cose è sicuramente in una lì. Allora, è un negozio che hanno aperto l'anno scorso nel centro commerciale che c'è poco lontano da casa mia, a prezzo pieno è accessibile ma leggermente caro perché comunque costa 50 euro, 60 un maglioncino, con i saldi secondo me invece diventa molto molto accessibile. Allora, la prima cosa che vi mostro è un completo che vi ho fatto vedere anche su Snapchat, che ho comprato per il battesimo di mio nipote. Ero madrina quindi volevo essere un attimo elegante, però non troppo perché comunque non era un matrimonio, il battesimo sempre un po' difficile. Allora, ho comprato questi pantaloni, sono dei pantaloni classici neri eleganti, quelli con la piega, però non sono lunghi, cadono stretti ma non troppo e arrivano appena sopra la caviglia, quindi questi pantaloni con una décolleté secondo me sono meravigliosi. Allora vi dico, non sono strettissimi, nel senso che anche sulla coscia cadono leggermente larghi, si stengono un po' di più verso la caviglia ma non arrivano a fasciare completamente la caviglia ma rimanere sempre un pelo larghi. Poi la caviglia è nuda e c'è la décolleté, secondo me l'abbinamento è bellissimo. E insieme a questi pantaloni neri classici volevo un maglioncino che non fosse un maglione troppo pesante ma nemmeno troppo leggero, ma che avesse comunque qualcosa di elegante. Sì, sono un po' difficile,
però ho trovato quello che cercavo in questo maglioncino, che non so se lo vedete, ma è praticamente un maglioncino con tutti inserti dorati, quindi luccica un sacco, secondo me, quindi è abbastanza elegante. È lungo perché arriva sotto la cintura, ma non troppo lungo, perché ovviamente con un pantalone elegante non è che potevo mettere un maglione che arrivava fino alle ginocchia, e ha il colletto leggermente a barchetta. Quindi veramente molto molto carino, elegante. Io non so se riesco a farvelo vedere bene sinceramente in video, però è molto più scuro di quello che vedete voi, perché appunto è sul dorato. È veramente, insomma, molto molto bello. E vi dico che questo l'ho pagato 25 euro il maglione e 25 euro il pantalone, quindi con 50 euro mi ero vestita praticamente per il battesimo. Poi sempre in una lì, che è il negozio in cui io sono riuscita a trovare veramente più cose tra quelli invernali che cercavo. La prima maglia che ho comprato è questa, costava 17 euro in saldo, sempre un collo piuttosto ampio. Questa l'avete vista in un video, ma non mi ricordo quale in questo momento. È un collo sempre abbastanza ampio, vedete, poi ha degli inserti così con dei cuoricini in rilievo, delle stelline. La manica, vedete, non è lunga ma è corta, di quelle che poi ti fasciano appena sotto il gomito, quindi sotto ci va un altro maglioncino di quelli più stretti e leggeri. Lei cade molto molto morbida, quindi sotto avete questo maglioncino che si vede nel polso. La trovo veramente meravigliosa anche per andare al lavoro, è semplice, però ha un bel colore che dà veramente una bella luce. Poi l'ultima cosa che ho preso da Nuna Lì è questo maglioncione, che l'ho pagato un po' di più del precedente perché costa 23 euro, però anche un po' più pesante di quello di prima, che è rifinito un po' meglio. Gli inserti in questo caso invece argentati, vedete la manica è fatta in questo modo, e la particolarità è che sotto ha una seconda parte che fuoriesce in questo velo praticamente trasparente, che quindi arriva appena sotto il sedere. Anche in questo caso veramente molto bello, cade molto morbido, con una collana un attimo lunga che con questo inserto che esce sotto, secondo me è veramente bellissimo. Vi dico che tra tutti i negozi che ho girato, che sono andata anche distante, in realtà poi ho trovato la maggioranza delle cose qui nel negozio vicino a casa, appunto da Nuna Lì. Ultime tre cose che vi mostro, me le ha regalate un'amica, approfitto di questo video per, insomma, mostrarvele così in velocità. La prima è questo abito di rinascimento, molto molto carino, io adoro il blucina, cioè d'estate rosa e blu sono i colori che uso di più, specialmente il blu quando è un attimo di abbronzatura, secondo me è meraviglioso. Questo abito in particolare è molto leggero, vedete, arriva fin sotto al ginocchio, secondo me anche per andare a lavoro quasi con un sandalo un pochino basso è bellissimo. Altri due abiti invece che mi ha regalato sono di Pinco. Allora, sono molto simili come fattezza, cambiano praticamente il colore. Il primo è questo, che a me piace molto anche in primavera, portare abiti così con una calza scura e delle stringate, secondo me è la morte sua. Questo è sempre abbastanza lungo, arriva fino al ginocchio, appena sopra il ginocchio in realtà. Poi ha questa fascia, vedete, della stessa fantasia ovviamente, dello stesso tessuto del vestito, che quindi va a chiudere leggermente in vita. La manica è corta, leggermente a sbuffo, è molto molto carino con la scollatura leggermente trasparente dietro, però vi dico, questo è il classico vestito che utilizzo molto in primavera, magari con una giacchettina sopra per andare al lavoro, poi calze nere e stringate. Idem con patate, l'altro vestito però è in versione più chiara, molto simile a quello che vi ho appena fatto vedere, però appunto è più chiaro, arriva sempre sopra il ginocchio, sempre con la fascia della stessa fantasia del vestito, che quindi stringe in vita. E anche in questo caso è un vestito che utilizzo molto molto in primavera, ma essendo così chiaro anche d'estate, senza calze, sempre con un sandalo magari un po' basso, secondo me è bellissimo. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda i miei acquisti con i saldi. Non ho comprato effettivamente tantissimo, ma non ho nemmeno trovato effettivamente tantissimo, perché io ero partita con l'idea di comprare questi maglioni gioiello che avevo visto veramente ovunque, da Pinky a Bershka a Pull&Bear, avevo visto veramente ovunque, a The Zenith, avevo visto ovunque in giro, e poi appena sono iniziati i saldi sono completamente spariti o addirittura passati nella nuova collezione. Io devo una sciarpa ad anello che avevo visto da Accessorize rosa, che ho amato profondamente, con i saldi è passata la nuova collezione. Cioè, queste robe io le odio veramente, fanno venire i fumi quando vedo una roba del genere. Sono comunque molto contenta di tutto quello che sono riuscita a trovare, e vi auguro di aver avuto più fortuna di quella che effettivamente ho avuto io. Ragazzi, io come sempre vi saluto, io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande iper mega gigantesco abbraccio e un bacione. Muah.